Il Montasio ha un disciplinare DOP, quindi ha un suo disciplinare di produzione. All'interno di questo disciplinare c'è un sottodisciplinare più impegnativo che è denominato PDM, prodotto della montagna. E quindi può essere prodotto solo da chi ha queste caratteristiche per poterlo produrre. In Friuli, in linea generale, noi siamo quelli che ne produciamo di più. Oltre alle caratteristiche prima menzionate, c'è un'altra progetto che è stato fatto col professor Bovolenta dell'Università di Udine, che noi produciamo il Montasio da una razza speciale tipica che è il Pezzata Rossa, da latte crudo, e ha una lavorazione che non prevede l'utilizzo di fermenti come si usa normalmente nelle lavorazioni ormai lattiero-casearie in tutto il mondo, ma viene usato il latte innesto, che è un innesto prodotto dal latte stesso. Questa produzione la facciamo solo noi e quindi siamo gli unici in Italia. Oltre a quello noi abbiamo altre tipicità come il Valbrunella, che identifica una località lì vicina, Lugovizzella, sono un po' la ricotta. Adesso stiamo facendo il formaggio nel sacco, che è un altro prodotto particolare. Abbiamo la ricotta affumicata, la ricotta fresca. Da ultimo stiamo facendo anche il nostro marchio e Latteria Valcanale, chiaramente, perché oltre al Montasio, che è un marchio importante, però facciamo anche un marchio identificativo della valle, che è la Valcanale. Lo abbiamo conservato sotto fieno, proprio dove il fieno è dato da un insieme di questi fiori, perché prendiamo il fieno nel momento di l'erba, diciamo, nel momento in cui espone la sua maggiore presenza floreale, e questo poi lo usiamo, che emana dei profumi e degli aromi caratteristici. Da poco la Camera di Commercio di Pordenone insieme a Confcooperative ci hanno insigniti di un premio, e questo premio era diviso in tre categorie: la classe, diciamo, due mesi, che è la stagionatura più utilizzata, il mezzano, che è un sei mesi, sette mesi, e uno stravecchio. Noi abbiamo preso questo premio per la classe del due mesi. Noi ovviamente, come quasi tutti i caseifici, diciamo, del Friuli, connesso all'area della produzione, abbiamo un punto vendita. Questo punto vendita, oltre a offrire le nostre tipicità, ha anche le tipicità per lo più del luogo, quindi abbiamo dei produttori locali che conferiscono i loro prodotti all'interno di questo punto vendita, e quindi uno può trovare le marmellate, la carne sott'olio, i funghi, le mele fresche, la frutta e la verdura locale, quasi tutto da agricoltura biologica.